Mi raccomando, niente lacrime, eh? Finirà tutto molto presto. Ah, come vorrei avere 30 anni per partire con te. Mamma, avevi promesso di non piangere, perché piangi? Mi scusi. Signor Bottini. Sì? Lei è l'ingegner Bottini? Sì. Si ricorda di me? Io sono Garrone. Non si ricorda? Il compagno di scuola di suo figlio. Garrone. Garrone. E io sono... Lei deve essere Henry. Sì. Ho riconosciuto il signor ingegnere. Non è invecchiato per niente. Garrone, è un piacere rivederti. Anch'io sono molto contento. O santa collera! La fame c'è sempre? Sì. Papà, lui è Garrone, non ti ricordi? Ma certamente. L'allievo più serio del maestro Perboni. Qua la mano, figliolo. Grazie. Ma guardi che si sporca. Non fa niente. Beh, io vi saluto. Scusatemi, tolgo il disturbo. Devo andare a lavorare. No, aspetta, Garrone. Papà, mamma, voi andate pure, il treno sta per partire. Salutiamoci adesso. Certo, certo, vai, figliolo mio. E ricorda, un popolo nemico ha sollevato una tempesta di fuoco sulla nostra patria. Fatti onore. Sì, papà. Addio, sorella. Addio, mamma. Enrico, abbi cura di te. Scrivi. Garrone! Garrone, aspettami. Devo lavorare. Fai lo stesso mestiere di tuo padre? No, io sono ancora fuochista. E tu? Scommetto che sei già ingegnere. No, non ne ho avuto il tempo. Ah, no? No. Sai, ho tante cose da chiederti. Scusa se non mi sono fatto più vivo. Gli altri compagni li vedi tu? Sì, ci incontravamo spesso. Con Coretti, Muso di Lepre. Ti ricordi Muso di Lepre? Sì, me lo ricordo. Che fine ha fatto? È stato uno dei primi a partire volontario insieme a Coretti. Corrono, corrono. Chissà dove corrono. Tu sei contro la guerra? Io guido i treni. Ah, Coretti dovrebbe essere al terzo fanteria. Se ci capita lo cerchi. Mi dai del lei? Che stupido. Beh, io sono arrivato. Aspetta, Garrone, aspetta. Ti ricordi il nostro libro sulla cavalleria? Lo leggevamo insieme, ti ricordi il giuramento? Eh? La mia anima a Dio, la mia vita al re, il mio cuore alla dama, l'onore per me. Garrone, io non voglio andare a scuola se non ci vieni anche tu. Allora giuriamo sulla cavalleria, che se io non verrò a scuola continueremo a vederci lo stesso. Giura. Lo giuro. Non fare troppo l'eroe, mi raccomando. Sì. Verrò a trovarti. Tenente Bottini Enrico, ho gli ordini, signor capitano. Posso? Comodo, comodo. Grazie. Permesso. Permesso. Lei viene dalla trincea? Signor, no, vengo dal deposito. Ma ora, lei viene dalla trincea? Si specchi. Si alzi, si specchi. Scusi, signor capitano. Ho incontrato un ferroviere e l'ho abbracciato. Sì, era mio compagno di scuola.
Vengo subito! Era il primo giorno di scuola del... Non ricordo di che anno. Come tutti gli anni avrei voluto andarci da solo, ma sapevo che mia madre mi avrebbe accompagnato. Era un rito al quale non si sfuggiva. Anselmo, ma su, su! Oh! Lovera Guglielmo! Enrico? Enrico, vieni qua. Rovelli, Mariani, Perosi, Robotti, Bottini, Righi, Righini, Marconato, Antonelli, vai. Di Giovanni, Franceschini, su in fila, non spingete! Arriva il maestro! È questa la terza superiore? Sì! La semplicità con la quale mangiava quel pezzo di pane me lo rese subito simpatico. Posso sedermi qui? Certo, se non c'è nessuno. Me ne dai un pezzetto? Sì. Grazie. Chiami? Garrone. Come mai così grande sei ancora in classe con noi? È perché da piccolo ho avuto una malattia. Che malattia era? Boh, non me lo ricordo, ero piccolo. Adesso sei guarito? Sì. Meno male. Come ti chiami? Enrico. Vogliamo essere amici? Sì. Va bene, allora siamo amici. Non toccare! Ma perché? Quanto costa? È arrivato Zuccone! Andiamo tutti a posto! Vai, vai, vai! Buongiorno! Buongiorno! Seduti! Grazie! Quando ci conosceremo meglio, vi darò i posti. Tu perché sei lì in piedi? E questo qui mi ha rubato il posto. Non è vero, sono arrivato prima io! Come ti chiami? Franti. Ah, Franti. Tu sei già molto famoso in questa scuola. Famoso per le tue malefatte. Mi risulta che l'anno scorso hai lanciato un calamaio al maestro. Non l'anno scorso, 2 anni fa. Non parlare quando non sei interrogato.
l'anno scorso. Ti ho detto di stare zitto, grazie. Quanti bei regali. Perché ti sei seduto lì? Guarda là in fondo, c'è un posto. L'anno scorso. Ti ho detto di stare zitto. Ho rotto un banco. Basta. Chi mi ha regalato questi bei fiori? Io, signor maestro. Ah, tu sei De Rossi. Sì. La maestra Del Cati mi ha parlato molto bene di te. E tu perché ti alzi? Quella pianta però l'ho portata io. Ah sì? Ti ringrazio molto. Come ti chiami? Nobis. Bene, Nobis, siediti pure. Tu come ti chiami? Murra, non Rabucco. Cosa stavi dicendo prima? È che in seconda mi chiamavano Muratorina. Ah. Come mai? Perché il mio papà è muratore. Cosa c'è da ridere? Signor maestro, lo chiamano anche muso di coniglio, anzi di lepre. Anche muso di lepre? Hai tre nomi. Perché muso di lepre? Perché lo so fare. Allora, se lo sai fare, faccelo vedere. È divertente, bravo. E questa bellissima zucca, eh? Di chi è? Chi l'ha portata? È stato lui. Sua madre fa la verduriera. E lui è uno zuccone. Franti. È tua? Mm? È stata mia madre, io non volevo. Beh, ma un'ottima idea. Ringraziala tanto per me. Anzi, sai cosa faccio? Ne approfitto subito per farvi una bella lezione di storia naturale. La zucca, bambini, è un tipico ortaggio autunnale. Questa che vedete è una zucca a frutto grosso, ovvero una cucurbita maxima. Ma ce ne sono di tanti altri tipi. Con la zucca si fanno delle ottime minestre. Permesso, buondì, signor maestro. Questo è Stardi Amedeo, Mefiel. Buongiorno. Vieni avanti, Stardi. Vieni, tu, vieni. Lei purtroppo... L'ho portato fin qua perché le voglio dire che è un po' duro di comprendonio. Duro come questa accusa, signor maestro. Silenzio. Non si preoccupi, signor Stardi. Signor maestro, lui la volontà ce la mette, ma non ci riesce. Ci vuole molta pazienza, signor maestro. Ci vuole molta pazienza. Va bene. Grazie, signor maestro. Ma cosa fa, scusi? Lo porta via? Ah, già, tu rimani qua. Grazie, signor maestro. Prego. Stardi, guarda, vicino alla finestra c'è un posto vuoto. Vai a sederti. Scenda zitto. Bambini? Bambini, per favore. È arrivato il zuccone numero due. Ridete, ridete, quest'anno ve la faccio vedere io. Cosa c'è da ridere? Qui non ci sono né duri di comprendogno né altro, né ricchi né poveri, né favoriti né sfavoriti. In quest'aula siete tutti uguali e la scuola è uguale per tutti. Non voglio avere da punire nessuno. Dimostratemi che siete ragazzi di cuore e questa classe sarà come una famiglia. Bentornati, bambini. Com'è andata a scuola oggi? Bene, benissimo. Vieni qua, Enrico. Tuo padre t'aspetta. Su. Avanti. Permesso. Vieni, figliolo, vieni. Vieni, ho un regalo per te. Grazie, papà. È questo? No. Ecco.
cos'è? Un diario. Voglio che tu tenga in questo quaderno il diario di quest'anno di scuola. È un anno importante, l'ultimo dei tuoi studi elementari. Sì, papà, ma cosa devo scrivere qui dentro? Come cosa ci devi scrivere? Devi annotare gli avvenimenti più importanti dell'anno, le tue impressioni, puoi descrivere i tuoi compagni. A proposito, stamattina ho conosciuto... La scuola, mio caro, è quanto c'è di più importante. Tutti abbiamo studiato. Pensaci bene, figliolo. Pensa che ogni mattina, quando esci dalla tua casa, in quel momento nella tua stessa città, 30.000 ragazzi vanno come te a scuola. Prova a immaginarli. Vedila con la fantasia, questa moltitudine di scolaretti, tutti ansiosi di apprendere, che camminano, popolano le vie della città. Ma mi ascolti? Sì, papà. Vanno per le strade delle città rumorose, lungo le rive dei laghi o in riva al mare, sotto un sole ardente o tra le nebbie. Imbarcano nei paesi intersecati da canali, in slitta sulla neve, a cavallo nella steppa, per valli e per colline, attraverso boschi e torrenti, a coppie, in gruppi, sempre in fila. E tutti coi loro libri sotto il braccio. Vestiti in tanti modi diversi, parlanti tante lingue diverse, nelle scuole della Russia come in quelle dell'Arabia. E tu, piccolo soldato di questo immenso esercito, avrai mille cose da raccontare. Papà, ma questa macchina poi la darai a me? No, l'ho comprata per me, è una macchina a vapore, voglio studiarne il funzionamento. Grazie, papà. Dimentichi il tuo diario. Ah, sì, papà. Grazie. La prima cosa che annotai in quel diario fu la mia decisione di diventare amico di Garrone. Mi sembrava buono, forte e generoso. Ripensando a quegli anni di scuola, mi sembra di non aver mai avuto veri amici, pur desiderando tanto di averne. Forse il difetto stava in me, oppure la mia classe sociale faceva sì che gli altri mi guardassero con distacco. Papà mi ha chiamato come al solito nel suo studio. Io ho tentato di parlargli di Garrone, ma papà parla sempre e non ascolta mai. Allora scriverò qui quello che non ho potuto dirgli stamattina. Ti ho visto da lontano. Ciao. Ciao. Cosa hai fatto in faccia? Sono caduto dalle scale. Ne vuoi? Un pezzetto. Dove l'hai messo? L'ho mangiato. Già? Sì. Prendi. Ma tu hai sempre fame? Io sì, e tu? Anche io. Quanto costano? A me 2 biglietti, grazie. Avanti, giocate, aperte la lotteria. E con un biglietto se vinciamo, chi se lo piglia il premio? Facciamo a sorte. È 3 ore che aspetto. Visto che ne hai 2, vuoi fare cambio con me? Tanto vincerò io. Vabbè, di sicuro. Ho preso 5 biglietti. Mi piace tanto. Cosa vuol dire? Va bene, scambiamo questo allora. Mi piace. Chi non ha soldi non gioca. Guardate, è un bellissimo arlecchino, avete visto? Forza, giocate. Datevi da fare. La porta di palestra si chiude, chiaro? Niente soldi, niente biglietto, capito? Garrone. Garoffi ha organizzato una lotteria. Io ho preso 2 biglietti. Perché non ne pigli uno anche tu? Quanto costa? 1 centesimo. 1 centesimo è troppo caro. Se vuoi ti regalo un biglietto dei miei, tanto io ne ho 2. Cosa c'è in premio? Un bellissimo arlecchino. Grazie.
Ehi, Precossi, mamma mia, chi ti ha conciato in quel modo? Sono cascato per le scale. No, non è vero, è stato tuo padre ubriaco come tutti i giorni. Basta, Franti. Ma è la verità. Non è vero, non è vero. Mio padre non si ubriaca mai. Sì che si ubriaca, l'ho visto anche ieri sera. Non è vero. Guarda come faceva. Il padre di Precossi è ubriaco. Basta, Franti. Il padre di Precossi è un ubriacone. Il padre Precossi, di Precossi cosa fai? È ubriaco. Il maestro. Non mi posso allontanare un attimo che... Chi è stato? Vediamo chi ha il coraggio delle proprie azioni. Chi è il colpevole? Se il colpevole non si presenta, sarò costretto a punire tutta la classe. Sono stato io. Non sei stato tu, siediti. Il colpevole non sarà punito. S'alzi. Mi ridevano dietro. Non ci ho più visto e l'ho tirato. Siediti. S'alzino coloro che l'hanno provocato. Sei stato solo tu? Sì, solo io. Perché l'hai fatto? Così, tanto per ridere. Che cosa gli hai detto così per ridere? Che suo padre lo picchia sempre, perché è un ubriacone. Fuori. Vai a casa, Franti, via. A casa. Tu sì che sei un'anima nobile. Ecco. Grazie. Prendi. Garrone, guarda che bello. L'ho vinto e te lo regalo. Dallo a Franti, dato che lui ti fa tanto ridere. Andiamo. Che fortuna, l'hai vinto con il mio biglietto. Prendi, te lo regalo. Davvero me lo regali? Sì. Beh, è giusto, un po' l'ho vinto anch'io. Garrone. Garrone, io ridevo perché Franti faceva il pagliaccio. Lo so che ho sbagliato. E che vanno difesi i deboli, come fai tu. Franti è proprio cattivo. Non è cattivo, vuole mettersi in mostra. Anduma, fiera, anduma dritta. Coraggio, cominciano le lezioni, su. Siete in ritardo. Questa dalla al maestro di ginnastica. So quanto ti dispiace, ma è necessario. Il dottore ha detto che non puoi fare sforzi. Devi avere pazienza. Non sei triste? No, mamma. La ginnastica non è importante. Adesso chiudo i cancelli e chi sta fuori peggio per lui, eh? Poi non venite a piangere, ragazzi. Ciao, ti. Ciao, dentro, Franti, tu entri sì o no? Toma, sì, toma. Coraggio, coraggio, dentro, forza. Dentro, ragazzi, si chiude. La ginnastica, bambini, è tutto.
A volte si sente dire, mormorare, che l'educazione fisica è una materia secondaria, un passatempo, un divertimento. Lo vengano a dire a me! Saprei come rispondere. Una generazione misera, sfibrata, guasta, che fa rigurgitare gli ospedali e gli ospizi di deformità e di dolori. Sapete voi perché porto questa camicia? Dimmelo tu, Nobis. Perché lei fa parte delle più gloriose associazioni garibaldine, depositarie dei più alti valori del nostro risorgimento. Bravo. E sapete che cosa seppe fare Garibaldi quando era giovane? A soli 8 anni salvò la vita a una donna. A 13 tirò a salvamento una barca piena di compagni. E a 27 trasse dall'acqua di Marsiglia un ragazzo che s'annegava. Questo fece Garibaldi. E ora scaldiamoci correndo. L'adolescenza è l'età dell'eroismo. Uno, due, 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 uno, due. Correre! 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 E adesso... alle pertiche! Silenzio! I primi 3... avanti! Salire! Su, coraggio! Pavidi! La gloria si conquista con lo sforzo! Un centesimo per la pece, forza, un centesimo per braccia. Una manciata di pece. Non facciamo le damigelle. Per un centesimo quanta me ne dai? Una mano o due? Due. Muscoli! Seconda fila, a prepararsi. Ti prego, vieni tu al mio posto. Perché? Ho paura. Voi, scendere. Posso? Prima i soldi, poi la pece. Pessima prova. Avanti gli altri e cercate di fare meglio. Salire! Forza! Vigore! Vigore! Bravo il primo! Bravo! E tu stringi quelle gambe molli! Avanti! Bella figura. Volere è potere. Scendere! Cretino, dagli la lettera, non vedi che hai paura? Mi vergogno. Signor maestro, questo dammela. È uno sciancato, non ce la fa. Ridagli la lettera. Attento, no. Garrone. Signor maestro, no. Guardi come si picchiano. Finitela, finitela. Ordine, ordine, ordine. Cosa guardate è? Nelly cosa fa. Ma non può, è malato. Bravo, ce l'hai fatta. Scendi adesso. Visto? Volere è potere. Franti odia Garrone, ormai è certo. Invece Garrone gli vuole bene e quando interviene lo fa solo per impedirgli di fare altri errori. Solo Garrone oggi ha capito il dramma di Nelly, che aveva vergogna di farsi vedere inferiore agli altri. Ce l'ha fatta ed è stato anche merito di Garrone. Ha detto che domani mi porta con sé a vedere suo padre che porta i treni.
Sono molto orgoglioso di essere suo amico. Mio padre passa di qua tutti i giorni, sempre alla stessa ora. Io mi regolo dal sole quando c'è. E passa di qui solo con la locomotiva? Certo, perché viene dal deposito per andare a Porta Nuova per prendere servizio. E ti saluta quando passa? Sì, e mi lancia anche un fazzoletto con dentro un soldo per comprarmi il pane. Io da grande farò il ferroviere, come mio padre. Io non voglio fare l'ingegnere come mio padre, voglio fare il cavaliere. Andrai a cavallo. Ma sai cosa sono i cavalieri? Sono guerrieri a cavallo. I carabinieri? Ma no, i cavalieri nel Medioevo avevano le armature, adesso non si usano più. Ci sono tre tipi di cavalieri, cavalleggeri, dragoni e lancieri. Ho un libro a casa, se vuoi te lo presto. Ma ti piacciono tanto questi cavalieri? Certo, perché per prima cosa hanno una divisa. Anche i ferrovieri hanno una divisa. Ma vuoi mettere? È molto più bella quella dei cavalieri. E poi sono armati. E hanno il codice d'onore. E che cos'è il codice d'onore? È una legge che dice quello che devono fare, che regola la loro vita in qualunque momento si trovino. Come i ferrovieri, anche loro hanno un codice. Perché anche loro ce l'hanno? Certo, loro devono rispettare i segnali, devono rallentare in curva e viaggiare con prudenza, perché da loro dipende la vita dei passeggeri. Vuoi che ti dica il codice? Il codice d'onore della cavalleria? Dimmelo. Devono difendere la fede, i deboli, gli oppressi e le donne. Anche le donne? Certo, soprattutto la donna amata. Vuoi sentire com'è il giuramento? La mia anima a Dio, la mia vita al re, il cuore alla dama, l'onore per me. L'onore alla dama? Ma no, il cuore alla dama. La mia anima a Dio, la mia vita al re, il cuore alla dama... Mio padre, la locomotiva! L'ho visto. Beh, bisogna figurarsi. Adesso andiamo a comprarci il pane. Buonanotte, Enrico. Hai fatto i tuoi compiti per domani? Sai le lezioni? Sì, papà. La cosa più bella è poter dire la sera, prima di addormentarsi, ho la coscienza serena perché ho fatto il mio dovere. Papà. Cosa c'è, caro? Ma finita la terza elementare, non rivedrò più i miei compagni. Quali compagni? Garrone, Precossi, Coretti. Non li rivedrò mai più. Come sarebbe mai più? Sarei molto deluso se una volta diventato grande tu non andassi a cercare Precossi e Coretti. Giurami che se fra 30 anni riconoscessi il tuo amico Garrone alla guida di una locomotiva, gli getterai le braccia al collo, anche se tu fossi diventato senatore del regno. Papà, ma io non voglio diventare senatore del regno. Io voglio fare il ferroviere come Garrone. Senta, può dirmi perché ci siamo fermati? Un incrocio. Garrone! 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 Chi cerca? Garrone, a Torino c'era un mio amico sulla locomotiva. È sceso a Vercelli, c'è stato il cambio del personale. Mi scusi. Oh!
Oggi, subito dopo la lezione, ci sarà una sorpresa. Ho detto che dopo la lezione ci sarà una sorpresa. Degli specialisti porteranno qui una macchina magica, uno strumento portentoso capace di far rivivere davanti ai vostri occhi dei personaggi in carne ed ossa. Vi narrerà storie di atti veri, belli, compiuti da ragazzi come voi. Io non vi so spiegare il sistema attraverso cui avviene un simile prodigio. Ce lo illustrerà il padre di un vostro compagno, l'ingegner Bottini, appassionato di fotografia, che ci onorerà della sua presenza. E in attesa facciamo qualche interrogazione. Vediamo un po' chi possiamo interrogare. Precossi, vieni qui e porta il tuo libro. Beh, dammi il libro. Allora, tu devi leggere a pagina 14. Qui manca una pagina. Lo so, pagina 14. Ah, lo sai. E come mai? Si è strappata. Le pagine non si strappano da sole. L'hai strappata tu? Su, avanti, coraggio. Chi l'ha strappata questa pagina? Il direttore. Buongiorno. Seduti. Eravate 35 e ora siete 36. Entra a far parte della vostra famiglia un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia da qui. È nato in una terra gloriosa, che ha dato all'Italia uomini illustri e le dà forti lavoratori e bravi soldati. Una delle più belle terre della nostra patria, con grandi foreste e grandi montagne. Vogliategli bene, per dimostrargli che un ragazzo italiano in qualsiasi scuola d'Italia trova dei fratelli. Chi è il primo della classe? È Ernesto De Rossi. Lo chiami affinché gli dia il benvenuto. Vieni. De Rossi, vieni qui. Come primo della classe, a nome dei tuoi compagni, dà l'abbraccio di benvenuto al nuovo compagno. L'abbraccio dei figliuoli del Piemonte al figlio della Calabria. Su, abbracciatevi. E dove vai tu? Fermo! Scusate. Fermo! Beh, sì, fermo! Fermo! Fermati, aspetta! Senti, lui non ti voleva fare del male, ti voleva solo abbracciare. Capisci cosa vuol dire abbracciare? Guarda, ti faccio vedere io un attimo con lui. Volevo mostrare al ragazzo. Visto? Beh, hai capito? Ci abbracciamo. Vuoi? Non devi aver paura. Andiamo. Tutto a posto. Su, abbracciatevi. Silenzio! In piedi, in piedi. Prego.
Buongiorno. Prosecco, ingegnere. Buongiorno, signor direttore. Permesso. Ragazzi? Seduti. Ora il papà di un vostro compagno di scuola vi spiegherà quello che vedrete. Prego. Miei cari ragazzi, il secolo nuovo che sta per cominciare sarà ricco di invenzioni e di scoperte. Questo nuovo spettacolo che oggi vi offre la vostra scuola ne è la prova. Questo piccolo apparecchio che vedete alle vostre spalle, tra qualche istante proietterà dei fasci di luce che prenderanno su quel lenzuolo bianco le forme più diverse. Come la lanterna magica? Certo, ma con una novità, il movimento. In realtà le immagini che proietterà questo apparecchio sono immobili, ma si susseguono con una tale rapidità che il vostro occhio, causa una leggera imperfezione della retina, non ne percepirà né l'arresto né il movimento. In effetti vedrete le figure muoversi come nella realtà. Pensate, un'imperfezione dell'occhio umano consente un tale prodigio della tecnica. Cosa fate voi qui? Giù in palestra, Ale! Uffa, per una volta Ale, che ci divertiamo. Siete più giovani di noi e avrete occasione di vedere ben altre meraviglie. Ma se un giorno ripenserete al memorabile evento che state vivendo, potrete dire con orgoglio: sì, quel giorno c'ero anch'io. Grazie, una prolusione bellissima. Ma prego, si accomodi. Andatevi a sedere. Da dove vedi? Sedetevi, eh. Franti, sempre tu, ma è mai possibile? Buio. Buio, per favore. Non si vede niente. Dovete guardare di là, verso il lenzuolo. Thank you.
luce, per favore.